Al Senato e ai comizi curiati si affiancarono in età repubblicana altre tre assemblee, mediante le quali il popolo partecipava alla vita politica della res pubblica, i comizi centuriati, i comizi tributi e i concilia plebis, cioè le assemblee della plebe. Partiamo dall'assemblea popolare più importante, che è quella dei comizi centuriati. Essa è l'assemblea del popolo in armi, formata da 193 centurie, vale a dire la centuria è una suddivisione della popolazione operata in base al censo, ovvero in base al patrimonio. La centuria corrispondeva a un contingente di soldati da fornire all'esercito. Ogni centuria era portatrice di un voto. La prima classe era composta da 98 centurie e comprendeva i grandi proprietari terrieri, per la maggior parte patrizi. La seconda ne contava 90 e includeva tutti coloro che potevano permettersi un cavallo, quindi i medi e piccoli proprietari terrieri. Tutte le altre, infine, includevano gli strati medio-bassi e i più poveri, coloro cioè che potevano fornire 5 centurie di ausiliari, cioè di truppe ausiliari, in genere fanteria. I meccanismi di voto privilegiavano i più ricchi, cioè la prima classe, per due ragioni. Essi votavano per primi, la prima ragione è questa, la seconda è che, pur essendo inferiori numericamente, avevano la maggioranza delle centurie, cioè di unità di voto a disposizione. Quali erano le funzioni dei comizi centuriati? I comizi centuriati eleggevano i magistrati più importanti, cioè i consoli, i pretori e i censori. Prendevano decisioni di vitale importanza, come le dichiarazioni di guerra e la conclusione dei trattati di pace, ma si occupavano anche di legislazione ordinaria e giudicavano sulle accuse capitali, cioè sulle pene di morte.